Allora, ciao a tutti, amici degli anni 80, andiamo a cercare un attimo Tanj che lo invito nella diretta. Tanto buona serata a tutti. Ciao Allora, sto aspettando Tancio. Abbiate un... Eccolo qua. Osmar. Ci siamo quasi, eh? Sono in pigiama. Ma che pigiama? C'ho la Io felpa. sono in pigiama. Perché tu sei un vecchio di merda. Io, aspetta, ho su gli occhiali, con sotto gli occhiali. Perché Sì. sono... No, perché gli occhi distrutti da fine settimana, lavoro. No, no, no. Buonasera a tutti. Intanto salutiamo Buonasera a tutti. tutti. È una cosa improvvisata, perché te l'ho detto oggi pomeriggio, ho detto dai, ricominciamo a fare un po' di dirette, visto Iniziamo di che nuovo perché ormai. ci siamo quasi. Sì, io sto facendo scorta di lievito, eh. No, io quello ce l'ho, c'ho anche la farina, è ancora rimasta. Anche perché per lei lo sfilatino c'è sempre. No, allora, sì, a parte questa cosa qua, e poi perché ho provato a fare una sera, una diretta da solo, ma se non hai nessun altro che di là ti parla, sembra di parlare con un coglione, con nessuno. Vabbè, tanto hai il coglione che però ti risponde. Vabbè, ma è uguale, almeno siamo in due. Allora, intanto salutiamo tutti gli amici che stanno entrando. Stasera il tema della serata è, cioè... Ma perché? Spiegami il perché. Allora, Il perché. perché dico, prima di tutto facciamo sempre cose da uomini, essendo tutti uomini nel gruppo, a parte Facciamo quello che... qualche... qualcosa anche per le femmine, che mi sembra giusto, ma anche perché poi per i miei ricordi degli anni Ottanta, comunque, cioè piaceva un pochino anche agli uomini. Ma sì, anche perché c'erano anche degli argomenti che potevano interessare i ragazzi dei tempi. Sono andato a cercare, cioè ad esempio, la copertina di Cioè con Nick Cayman e Jovanotti, quindi era una cosa che parlava sì, sia per le ragazze, ma andava bene anche da maschietto, insomma. Poi magari era un trucco per rubare la rivista alla compagna di classe, ecco. Ma io Beh, ti comunque stupirò questa sera. Io c'erano sui Duran Duran. ti stupirò questa sera perché io, come tanti ragazzini dell'epoca, ero un grande fan di Madonna e quindi ho una cartellina con un sacco di ritagli di Madonna e ho anche materiale di Cioè. Ma prima di tutto dobbiamo fare l'unboxing. Vai, allora fai tu, poi ti faccio Perché? vedere io. No, perché ti spiego perché la cosa è nata. Prima di tutto devo ringraziare Child in the 80s, perché è stato, io ho visto questa cosa qua sulla sua pagina, chiaramente l'ho rubata, come si fa bene, ma lui lo sa che gliel'ho rubata, e sono andato in edicola subito a prenotare la copia di Cioè speciale anni 80, che è uscito oggi. Ostili. Ha un bel 4,90 euro, ma ti dico che era già esaurito, quindi questo vuol dire che è una buona cosa. Partirei con l'unboxing. So che sei interessata soprattutto a questa parte qua. Sono Gli anelli. anelli. Eh? Ah, bene, bene. Allora, apriamo. Lo voglio. Beh, in edicola trovi, è uscito oggi, guarda, quindi penso che sei un edicolante di fiducia. Allora, vabbè. Ah, fa Prima di vedere, tutto c'è fa... il regalo per 4,90 euro, c'è il regalo questa fantastica composizione di anelli.
Bella lì. Che neanche negli anni 80 c'erano, perché poi negli anni 80 questi regali non li mettevano dentro, cioè c'erano magari gli adesivi, gli I poster. Scooby-Doo, i poster, quelle cose lì. Poi c'è dentro il giornalino ancora moderno, il formato forse un po' più alto rispetto al più piccolo, ed era forse la carta meno patinata. Vabbè, chiaramente sulla versione questa qua ci sono i personaggi di oggi, giustamente si Beh, vede che giustamente. è dedicato per le femminucce. Ma quello che ci Ma interessa è il cuore della famiglia. la copertina è ancora adesiva? No, 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 non è adesiva. Cioè, scritto No. un compleanno, due regali. Perché due regali? Doppio regalo, perché cioè ha festeggiato un importante compleanno, 40 anni, ma proprio non li dimostra. Ah, prima di tutto diciamo che non sono sponsorizzato da Cioè, perché assolutamente ci mancherebbe. Tra l'altro voglio... Ah, però il Magari. posterone c'è ancora, chiaramente il posterone dedicato alle ragazzine di oggi, quiz test, chissà se c'è ancora la posta se baciando un amico rimango incinta. Ma beh, poi vedremo perché qualche cosa Vabbè. forse sono riuscito a trovare io. Ma la cosa che ci interessa di più è sicuramente questo allegato, diciamo che è un altro giornale dedicato al Cioè degli anni Ottanta. Lo sto aprendo adesso, quindi non so effettivamente cosa. Anni Ottanta, tra ironismo e cambiamenti. Giustamente, Madonna, Michael Jackson, Boy George e M. UM. E poi, vabbè, qua vedo Reagan, Annie Lennox, Spandau, Cyndi Lauper. Ah, Comunque salutiamo hai sempre visto tutte fuori le le persone che domande ci su... stanno guardando. Ah, le domande su Cioè, sì. Le ripropone, penso, anno per, sì, anno per anno, perché Cioè è nato proprio nel 1980. Ah sì, perché poi c'era uno spazio dentro, cioè dedicato a Renato Zero. Faccio finta di saperla, l'ho appena letto su Wikipedia. Non sapevo assolutamente niente. E quindi sì, 81, c'è cioè, bello, ogni anno... qua c'è, cioè, guarda qui c'è qua in copertina. Oh, la piccola Nika. A me mi stava sui coglioni da matti, però. No, è una voce della Madonna. Lo so, ah, 1972 invece Miguel Bosé non poteva mancare. Beh, mi pare dopo. 1983, ah, nel 83 come c'erano anche i, come si chiamavano, I i fotoromanzi. fotoromanzi, sì, perché comunque il fotoromanzo, anche se è una cosa molto anni 60 e 70, è continuato negli anni 80. Nell'84 c'è una Esatto. Ramazzotti dannata. Dannato. Nell'85, Luis Miguel. Noi ragazzi di oggi, noi. Ah, eccolo qua, ve lo dicevo, l'Eco dei Sorcini. Ah, ecco. Pensate che vendeva ogni settimana 300, arrivava a 300.000 copie questo giornale. Nell'85 c'è Rosita dice Bagnomo. Chosen One's username dice avevo 2 anni. È 2 anni che Sì. penso che no, non lo leggevi. Nell'86, ah, vedi che ancora i poster. Ma io dico, ah, beh, guarda, nell'86 c'è un tuo amico, 87. No, il buon Joy Tempest. Sempre L'anno di Ramazzotti. The Final Countdown. Sì, nell'88 Francesca Ramazzotti. dice 84 l'anno di nascita. E poi arriva il 1989 con un bel Tom Cruise in copertina. Quindi sì, è Beh, una... gli anni 80 poi sono finiti. Beh, sì. Comunque diciamo che è un oggettino carino, sembra anche fatto, adesso poi me lo leggerò con calma, ma sembra anche fatto bene. Ti dirò. So che tu però Bene, desideri bene. sempre gli anelli, eh. Ma adesso tu dovrai aprire durante la diretta, una volta ogni tanto, gli anelli e dovrai farceli vedere, Ok, insomma, non è che puoi lasciare. certamente. No, non mancherò. Dicevo invece che io, collezionando materiale di Madonna, e ho materiale dall'86 al 90 circa,
ho trovato ovviamente dei ritagli che riguardano Madonna, di cioè tra cui questa copertina che giustamente non c'è l'adesivo perché Madonna l'ho tolta, È però vero, ora mi ricordo. vedi che qua c'è l'adesivo di Quando si ama, che era una soap opera che andava in onda ai tempi. Qua ci sono due poster giganti, 1,10 m per 90 cm di Kirk Cameron e di Tom Cruise. Infatti questo qua non è anni 80, è già anni 90, era 1990, costava 1.800 lire. 1.800 lire, questa è una copertina e... Fra le cose, no, che vi dicevo, ho qualche ritaglio, vabbè, ovviamente c'è Madonna, ho Miguel Bosé con l'autografo agli amici di Cioè, un abbraccio Miguel Bosé. E poi ho, vabbè, qualche altra cosina sempre legata a Madonna, giustamente, tipo questo, Madonna, uomini, amici e amanti. Sempre qua, anche questo, insomma, ci sono le pubblicità, gli stiramisù, che erano quelle toppe che si stiravano, erano quelle toppe che si stiravano. Cosa dice? Ragazzi, dobbiamo preoccuparci per via delle dirette, sta tanto di lockdown. Mi sa. Lockdown, adesso siamo in coprifuoco, al momento siamo in coprifuoco, quindi vedete altra Madonna, e poi qua Si ci fa qualcosa sono. anche per passare il tempo, diciamo. Sì, qua altra Madonna, e poi qui ho una parte di lettere. Un sacco di Madonne, insomma. Esatto, io ero molto credente ai tempi. Questo no, questo non è troppo grande per essere, cioè, questo è No, sempre. non hai vinto nulla, Marcolino, però sei proprio l'emblema degli anni Ottanta, se sei nato nel 1980. Dicevamo le lettere. Qui ho trovato qualche cosa. Adesso io non so se siano le stesse che, di cui noi abbiamo ricordi. E, poi, se vuoi, te ne leggo qualcuna o le Sì, leggiamo vai, dopo. vai. Dimmi tu. Mi piace, mi Guarda, piace. abbiamo qua il Rispondi presto. Rispondi presto nasce perché crediamo che parlare dei nostri problemi sia il modo migliore per sentirci vicini, per volerci più bene. Ok. Non vi promettiamo facili soluzioni, ma già mettevano le mani avanti, eh? Ma un sincero confronto con un vero amico, il vostro cioè. E queste sono quelle più serie. Ragazzi e uomini che allungano le mani, che sono convinti che se una donna è gentile perché ci sta, e quindi vedete ragazzi che queste cose qua esistevano già ai tempi nostri. Dai, non è cambiato nulla. È ora di smetterla con queste piccole grandi violenze, è ora di costruire un rapporto tra i due sessi libero da paure e nocivi pregiudizi. Non è Sì. cambiato un cazzo. Vediamo un po', leggiamo qui. Ok, Confermo che c'è ancora oggi, la posta. cioè per te si chiama, attenzione. Dunque, Vabbè, direi leggiamo. più moderno. Queste, vediamo. Queste dovrebbero essere più serie, no? Siamo due sorelle con lo stesso problema. Ogni volta che scendiamo giù in cortile c'è sempre un gruppo di maschi che si diverte, tra virgolette, ad allungare le mani. Siamo disgustate dal loro comportamento, ma ci vergogniamo di dirlo a casa. Però non ne possiamo più di uscire sempre con la paura di venire infastidite. Firmato S.E.M. E queste sono lettere serie. Sto vivendo un incubo da cui vorrei svegliarmi. Mia madre vive con un uomo che da qualche tempo trova ogni pretesto per restare da solo con me ed abbracciarmi. Lui dice che si sente come un padre per me, ma io ho paura. L'ho detto a mia madre, ma mi ha risposto che sono tutte fantasie, devo stare tranquilla, però io non ci riesco. Insomma, queste sono lettere E più... poi Esatto. E piace. invece qua ho un'altra pagina. Sempre di lettere, credo che siano un pochettino meno serie. Vediamo un po'. Ecco la lettera che ci aveva scritto Maurizio. Non si sa, magari da un numero all'altro era uscita fuori questa cosa. Vediamo un po'. Ho 15 anni e ho deciso di scrivere a Cioè perché so che lo leggono moltissime ragazze. Il mio problema, infatti, sono proprio loro, le ragazze, perché sono un tipo molto timido. E finora non sono riuscito ad uscire con qualcuna che mi piacesse, perché non ho mai avuto il coraggio di chiederlo a nessuno. E poi, se anche ci riuscissi,
Non saprei proprio come comportarmi, cosa dire o fare per rendermi interessante e fare in modo che non mi giudichino un imbranato. I miei amici non hanno problemi il fatto di ragazza e io mi vergogno a confessare che invece ne ho così tanti. Sono condannato a rimanere solo per sempre? Chi lo sa? E qua ci sono le risposte delle lettrici. Attenzione! Perché questo Maurizio ha scritto al giornale e hanno risposto delle lettrici. Tipo, Tiziana da Paoli Latino, provincia di CA. Che cos'è CA? Caserta? Caserta, non è CS? Vabbè, comunque. Carissimo Maurizio, vediamo cosa scriveva questa Tiziana. Intanto ho un amico che è il mio coinquilino, il buon copyright. Siamo in diretta con il sito gliani80.com, stiamo parlando di Cioè. Magari lui è interessato a queste fantastiche anelli. Perché è uscito un numero nuovo adesso di Cioè, con un speciale legato agli anni 80, e come regali ci sono gli anelli. Che cazzo okay, c'è con gli anelli? Non si sa. Allora, leggiamo Tiziana. Siamo due capre, Cagliari. Bravi, ok. Tiziana da Cagliari dice: carissimo Maurizio, cerca di essere più spontaneo con chi ti sta vicino e vedrai che con un po' di buona volontà riuscirai a vincere la tua timidezza. Insomma, non chiuderti in te stesso. Basta chiuderti in bagno e pensare a... Ma come? Poi c'è Cristina da Andora, Salerno. Caro Maurizio, ma chi te l'ha detto che a noi piacciono i duri, che fanno finta di non avere alcun bisogno di una ragazza che li ami sul serio? E sai come dire ad una lei che le vuoi bene e ti piace? Parlale con lo sguardo. Funzionerà. Antonella dalla Svizzera, che si chiama Gianni. Vorrei farti capire che molte ragazze come me non si innamorano solo della bellezza, ma anche del carattere di un ragazzo. E più è dolce e tenero, e meglio è. Vedi che le svizzere erano già avanti. Quindi, guardati intorno e troverai certamente qualcuna che saprà apprezzare per ciò che sei davvero. Poi c'è Giovanna e Patti da Mugnano, Napoli. Caro Maurizio, e perché dovresti imitare gli altri? Sei sicuramente meglio di loro. No, trova il coraggio di buttarti. Arrivo, eh. Vai, vai, come? Vabbè, caro Maurizio, perché dovresti... guarda la faccia napoletana. Caro Maurizio, è perché dovresti imitare gli altri. Sei sicuramente migliore di loro. Trova il coraggio di buttarti con qualcuno che ti piace. Vabbè, io non dico non niente. È una marchetta, no, non è una marchetta, Fan Food Italia. Vai avanti. Hai preso ma sono quelle al cioccolato? Sì. Poi ti rimando. Sei veramente uno schifo. Ti rimando. Trova il coraggio di buttarti con qualcuno che ti piace e vedrai che dopo tutto diventerà più facile. Dopo tutto quanto diventerà più facile. In fondo, farsi avanti non è semplice per nessuno. E poi l'ultima risposta è da Carla, da Roma. Tra l'altro, come vedete, ogni risposta aveva un carattere diverso. E questo qua è nel quadratino giallo, quindi probabilmente è il più importante. Vediamo cosa dice. Carla da Roma. Caro Maurizio, sono anch'io una timida e penso che tu sia un ragazzo davvero speciale, circondato però da amici superficiali. Non aver paura di innamorarti, perché l'amore può darti quella sicurezza in te stesso che ora ti manca. E sono sicura che ci sono in giro tante ragazze pronte ad innamorarsi di te. E io su questo farei un applauso a Carla di Roma, che ha dato a Maurizio il giusto. E questo è anni 80, chissà che fine ha fatto Maurizio. Si è fatto uscito. No, magari si sarà sposato e tutto. Rispondimi presto. Qua si parla dei cani abbandonati. Ma adesso ce n'è una cosa. Ma non sarebbe possibile una cosa così? Chi è che scrive una lettera?
Ma io credo che se tu hai detto che nel nuovo numero c'è la cosa delle lettere, probabilmente Sì, mandano beh, magari l'email. gliele mandano via email, diciamo. Ma io Penso. ti vorrei fare anche ricordare una cosa che non c'era solo, cioè era diventata praticamente una sorta di casa editrice dopo che aveva avuto tanto successo. Quindi era diventata la Edizioni Cioè. E fra le tante cose che erano uscite in quel periodo, questo è del 1988, terzo anno, numero 5, maggio 1988, c'era un giornale che era simile a Cioè, quindi sempre la stessa Ah. casa editrice con la stessa, e si chiamava Mattissimo. E questo non te lo Mai ricordavi tu, visto. eh? Guardate, allora, in copertina abbiamo l'urlo di Sting, Michael Jackson Super Bad, quindi Bad era appena uscito, Terence Trent D'Arby con il mio canto libero. Una fantastica musicassetta in regalo che chissà dove cazzo è andata a finire, meglio degli anelli. Tutto uno inserto sui concerti, tutto live. George Michael, il concerto di maggio, e due poster giganti di Terence Trent D'Arby e George Michael. Io vedo la coppia Che poi erano d'assi, cioè. veramente grandi. Io mi ricordo che erano Sì, veramente sì. grandi i poster. Io non vi dico una bugia, cioè, questo è un poster di Madonna, cioè, È gigante. ed è una roba così. Ok, Poi infatti dall'altra mi parte c'è. ricordo forse anche no, non, come si chiamava? Sposerò Simon Le Bon, che nella cameretta di Cliz c'era questi poster giganti che erano proprio Ah, tipici. attenzione, anche la posta di Mattissimo, ricordiamoci, Mattissimo Uno era spin-off. un'uscita editoriale, diciamo così, vediamo un po'. Super Sly. Ciao, caro Mattissimo, siamo due ragazze innamorate pazze di Sylvester Stallone. Per non deluderlo, abbiamo deciso di regalargli un club, il Sly Fans Club. Ci mancano soltanto un po' più di iscritti. Spero che ci ritroverai tu. Chiunque voglia iscriversi può farlo e c'è l'indirizzo di questa ragazza. Grazie a tutti, Mattissimi. La risposta del giornale è grazie a voi, infaticabili fabbricatrici di club. Le fanzine, no? Speriamo che le adesioni siano massicce e mi voglio rovinare, plebiscitarie. Vediamo un po'. Madonna ti amo. Che non è un'esclamazione, era penso dedicata alla cantante. Anche, ma poi lo sai che proprio era iniziato l'ottobre, il 7 ottobre 1980 è la prima pubblicazione. Quindi è proprio di questi periodi qui. Sì, forse proprio per questo. Bellissimo. Ecco, io guardo questi giornali qua con ovviamente la nostalgia che abbiamo tutti noi, ma quello che mi fanno impazzire non sono solo. Questo è ad esempio il servizio, l'anelli, il servizio su Michael Jackson, del concerto e tutto, ma sono le pubblicità che sono di prodotti che ormai magari non abbiamo più. Adesso io sto sfogliando, ma come? Adesso mi viene il punto. Io sto guardando questo giornale e non c'è pubblicità. Cioè, i nostri Vero? giornali ormai 20-30 pagine iniziali di pubblicità. Poi c'è il sommario, poi c'è altra pubblicità, c'è la tua amata Chi è? Sabrina Salerno. Sabrina Salerno, che tra l'altro, se la fotografi adesso è uguale, cioè non è cambiata niente. Forse Ah, sì. la cosa più incredibile è che esista ancora dopo 40 anni questo Questo blog. giornale è praticamente i figli. Le figlie delle nostre, dei nostri, come si dice, contemporanei hanno probabilmente passato. Vedi che stasera sono tutte donne che ci stanno seguendo, grazie Cioè. Grazie, Ma cioè, ragazzi, ho trovato la. No, raccontateci qualcosa, qualche vostro ricordo. Io saluto, adesso è arrivata anche Mary, saluto Mary. Nel frattempo che voi scrivete qualche cosa che leggiamo e magari poi ne discutiamo assieme, ho trovato la prima pubblicità che è il gel della Garnier, Grafic Garnier.
il gel dei paninari. Poi vediamo un po', c'è Elvis Presley, c'è il fumetto con un cattivo che sembra Maradona. Faccio io, saluto, scusa un attimo, saluto Arcade Story che sarà in diretta con loro martedì prossimo, parleremo di videogiochi, quindi tutta altra roba. Bella. Ragazzi, io sto vedendo questo fumetto che c'è su questo giornale qua, mattissimo, i personaggi sono tutti disegnati, sono tutti personaggi della televisione. JR, guardate, c'è il Tenente Colombo, c'è Magnum P.I., Baracus, Mr. T, scusate, e ci sono la strana coppia con Tony Curtis, l'altro non me lo ricordo, c'è Kojak, Teresa Wallace, Ciccio Merz. Mia sorella mi gratificava i maroni con ciò, beh dai, ragazzi, questi li riconoscete, questi due, no? Vabbè, Miami Vice, questo fumetto qua, i personaggi, ragazzi, ma guardate qua ma Axel che... Foley, ah ok, e Bogart, insomma, stavo cercando le pubblicità, ho trovato una pubblicità sola. E questa cosa mi inquieta, perché... Vedi che anche Arcade Story si ricorda delle copertine adesive. Quelle sono... Il Maicio era famoso sia per la rubrica della posta, ma anche per la copertina adesiva. Ma infatti io mi ricordo proprio, forse, che i miei compagni di classe li rubavo... Le parti dove c'era Madonna o dove c'era Sabrina Salerno, così, e me le attaccavo sul mio diario e loro si incantavano bestia, tra l'altro, perché finavo la copertina. Però ho trovato il must di cui tutti quanti noi siamo rimasti innamorati e scioccati e affascinati di questi giornali, cioè la pagina delle inserzioni. Bellissimo. Delle cose. Il massaggiatore. Quindi qua abbiamo, ragazzi, abbiamo gli occhiali, abbiamo neanche gli occhiali, abbiamo la Spyscope 007, che era quel tubicino che ti permetteva di vedere attraverso le porte chiuse. Poi c'è la Serpico, la pistola semiautomatica, c'è il telescopio, il dimagrite subito dove volete con la cintura. Gli occhiali a raggi X, caro Arcade, li stavo cercando e eccoli qua. Ci sono, Chissà quanti ne hanno venduti. Sì, poi ci sono i libri sulla magia pratica. Le scimmie di mare non ci sono? No, le scimmie di mare no, perché erano ancora anni 70. Gli anni 80 hanno iniziato a essere meno venduti. C'è il coltello della sopravvivenza, che è quello di Rambo. Attenzione. Cioè, su questi giornali qua che erano dedicati ai ragazzini, no? Insomma, l'età media andava dai 10 ai 15 anni, non di più, non di meno, no? Perché comunque sì, adolescenza, diciamo. Ma qua, cioè, in questi giornali qua, ragazzi, dedicati ai ragazzini, vendevano le armi. Cioè, la pistola Serpico automatica 100 colpi. La Python 45 Magnum, la pistola d'aria compressa, il fucile d'aria compressa, il Mini Secret, che era poi praticamente la macchina fotografica, quella che attaccavi al portachiavi e che mettevi direttamente il rullino dentro, quindi non avevi tutto il corpo macchina, avevi soltanto la cosa. E io ce l'avevo questa qua, e il coltello della sopravvivenza, il segreto... Oh, ragazzi... Dunque, noi siamo adesso nel periodo in cui la maggior parte degli uomini si depila, ok? Quindi c'è questa cosa del pelo superfluo, del fatto di togliersi così, la maggior parte degli uomini lo fa. E invece, in questo caso, c'era il trattamento peli per la crescita rapida dei peli. Cioè, questo era... Adesso vi leggo... Diventa in pochi giorni un uomo nuovo dall'aspetto virile. È sufficiente frizionare regolarmente. È sufficiente frizionare regolarmente viso e torace e sarai orgoglioso della tua barba e del tuo petto villoso. E le donne
si innamoreranno e diventeranno due prete. Ragazzi, su un giornale di ragazzini di Ma 15-16 anni. guarda che bella questa copertina, però. Ah, il grande Bowie. Eh sì, il grande Bowie. Archeidi dice la Condor, bravo, giusto, è la Condor, la pistola d'aria compressa. No, prima Nuovissimo ho modello. nominato Lucio Dalla ed ecco la copertina di Cioè con Lucio Dalla. Grande Lucio, indimenticabile. E comunque, ah, c'è anche il pigiama dimagrante. Beh, io ho il pigiama Indovinate il normale. grasso. Ciao Pamiletta. Però Sì. comunque che erano in copertina i Pooh è incredibile. Ragazzi, cioè, era roba d'altra. Ma cos'è? 81, 82? Allora, 82, forse era Eh sì. l'anno di Sanremo, no? Boh. O nell'89 o nel 90, non mi ricordo bene. Forse 90. Forse Sì. 90, con Uomini Soli. Prima Ma volta che guarda questo qua, è parteciparono. proprio un romanzo, guarda con chi. Massimo Ciavarro, ragazzi, Ma questo è un tanta vero roba. simbolo, è un simbolo degli anni 80 lui, incredibile. Archeidi dice che siamo non solo con gli Archeidi. No, ecco, quello che dicevo prima, la cosa incredibile è che questa rivista qua che adesso oggi con questo numero festeggia i 40 anni, è una delle poche realtà con Sorrisi e canzoni che io compro ancora, che resiste. Eh sì, no. Allora, forse tra i Certo. giornali, questo e aspetta, e questo. Eh sì, guarda qua cosa ho trovato. Spettacolo. Eh sì, perché questi sono. C'ho anche i ritagli di giornale di Madonna quando era venuta a suonare la prima volta in Italia nell'87, quando fece. E anche questo, tutto, ve lo ricordate tutto, no? Sì, bellissimo perché poi mettevano in regalo sempre i vinili, 45 giri. Sì. Nica Costa, sì, Nica Costa, ti faccio vedere la copertina, aspetta, di Cioè, che l'ho vista qua. Eccola, nel 1982. Vediamo un po' se Nica questo è un altro profilo. Costa, figlio del compositore Dan Costa. A parte che ha fatto, poi lei comunque ha continuato ad avere successo in America, in Europa. Da noi no, ma non Ah, come questo è poco dopo gli anni 80, perché il ballo, ti spiegavano come ballare Vogue, Madonna. è quello Ci che sono diceva prima. pupazzetti che Infatti, ti i spiegano. poster erano una cosa incredibile. Ora ormai i poster, sì, nel Cioè nuovo, questo qua che c'è dentro nella di oggi, sì, c'è un poster, ma confronto deve essere tipo una 4. Cioè, Ragazzi, non so, io adesso vi do questo nome e mi dite voi chi è, perché io non me lo ricordo. Tale Vincent Irizarry. E chi è? chi cazzo ne so? C'è questo qua, non Boh, so sarà chi un fosse, modello. ma lo sono trovato. Sì, può essere che sia un E fotomodello o qualcosa del genere. questa copertina col boss? No, Ah, Born to Run? questo era 85, quindi è 85 è già Born in the USA, mi sembra. Certo, Bond può essere, sì. Sì, sai che perché Bond Turando. ho scoperto ieri, non sapevo che avesse parenti italiani, lo Springsteen. Dai. I nonni materni sono napoletani. Incredibile. Ma pensa, quindi è paesano. Sì. Intanto che cercando pubblicità ho trovato gli Scorpions. Anche quelli sono tornati con poco successo, ma li hanno rifatti l'anno Ah, non lo scorso. sapevo. Sì, hanno fatto le card, ma le avevo fatte vedere forse in una diretta, ma ha avuto veramente successo, non come questi bellissimi anelli. Allora, facciamo una cosa, vediamo un primo anello. Dai, facci Allora, vedere un aspetta, primo anello. perché non vorrei rovinare questa confezione. Questo qua è il regalo che c'è oggi. Cioè, voi pensate, con 4,90 € e non mi stanno pagando, cioè, quindi la Panini, cioè, Panini, perché adesso è di proprietà della Panini. Che regalo è questo?
il giornale così e questi bellissimi anelli. Cioè, ma io lo so, il regalo di Natale per vostra moglie fidanzata. A vederle così potrebbero essere quelle per Halloween, però, insomma. Ma no, perché? No? Ma ho sentito anche la spugna, guarda, la spugna. Ah, beh, spugna, la spugna si può usare, la spugna è usabile. L'anello corona, cioè, io cioè, non Sì, vorrei dire. in questo periodo va molto di moda. Scorona. L'anello che guarda. Ah, questo è un solitario. Vabbè, basta perché poi dopo l'invidia io capisco. Però In sei andato tre in edicola cose. domattina, forse. Ma sai che mi stai facendo venire la voglia? Guarda, sono Ma no, proprio lì che. sembra bello. Io quasi quasi cambierei argomento così d'impasse. Ma guarda, io stavo guardando nell'87 quali erano le top 10 dei 45 giri e dei 33 e nastri. Scusa, riprendo il Vediamo un popcorn. po'. Allora, nei 45 giri, al decimo posto, abbiamo Loving You Is Weaver di Nick Cayman. Al nono posto, in discesa, Sella What, Caroline Loeb. All'ottavo posto abbiamo Respectable di Mel and Kim. Bello. Ciao! Respectable. Al settimo posto in discesa Call Me di Spagna. Al sesto posto in salita abbiamo Gente di Mare, Tozzi e Raff. Al quinto posto una nuova entrata, Boys di Sabrina. Al quarto posto in salita Dance Around the World di Richanel. Bello. Al terzo posto I Wanna Dance di Whitney Houston. Al secondo posto stabile Everything I Own di Boy George. E al primo posto Let It Be Fairy Aid. E questi sono i primi 10, 45 giri. E Salutiamo invece. Cuzzo Crea Aurora. Erano finiti i nickname, ma ho dovuto prendere questo. Dunque, invece la classifica dei 33 giri e dei nastri. Allora, Attenzione, riprende tutto. sottolineiamo i nastri. Al Ah. decimo posto in discesa Nick Cayman con Nick Cayman. Al nono posto in discesa Io amo e gli altri successi di Fausto Leali. All'ottavo posto stabile Never Let Me Down, David Bowie. Al Grandissimo. settimo posto in salita Sign of the Times di Prince. Al sesto posto stabile Ok Italia di Edoardo Bennato. Al quinto posto risalita dal 45esimo al quinto Whitney di Whitney Houston. Al quarto posto stabile Bon Soir di Pino Daniele. Al terzo posto stabile Man and Woman e Women di Simply Red. Al secondo posto stabile The Joshua Tree degli U2. E al primo posto stabile C'è chi dice no, Vasco Rossi. A proprio dentro ce ne sono tanti, Final Countdown, Ma Keep da dove Your lo stai Distance, leggendo? da TV Sorrisi e Cazzoni. Ah! L'ufficialità, Beh. l'ufficialità, l'ufficialità. Tra Vediamo le nuove l'altro, recensioni. vuoi che ti leggo la classifica di oggi di Sorrisi e Ma Cazzoni? magari no, No, però attenzione, ci ma sono le recensioni. ti dico solo i primi tre, guarda. Bye Bloody Vinyl, BV3. bye. Vabbè, poi Carl Brave, coraggio. sì, Carl Al Brave lo terzo, conosco no, di aspetta, nome. al terzo posto c'è Francesco Guccini. Incredibile. Attenzione. Vabbè, poi però c'è un Emmy Schilla, Jack La Furia, Ernia, Geppi Attenzione Achillo. che intanto i fantasmi che stanno Mi mettete aprendo. People from Ibiza? Sì, dai, io People from Ibiza. oh, people from Ragazzi, Ibiza. ci sono le recensioni dei nuovi dischi in uscita. Vi dico solo questo. Non è il solito album dance buono solo per ballare non stop. Day by Day rivela varietà di temi, forza e freschezza interpretative.
Bene, bravo, è in continuo progresso, da citare Don't Break My Heart, Catch the Fox e Dangerous. L'album è quello di Denaro. Denaro. E poi c'è un Frank Purcell. Frank Purcell. Attenzione, ma ci sono anche le classifiche dei DJ Parade e anche dei compact disc. Al primo posto Vasco Rossi, al secondo posto gli U2, al terzo posto Prince, al quarto posto David Bowie. Scusa, gli canti Kiss Me Lisa, per favore. Attenzione, attenzione. Guarda, so che ti frega, ciccio. Ecco, vedi. Cosa vogliamo dire? Cosa vogliamo aggiungere? Però io volevo... Volevo cambiare, sai che tanto è così, il cazzeggio è cambiare argomento, così io volevo ricordare anche questa settimana, il 21 esattamente, c'è stato... Cioè, tu lo sai che Alan Silvestri non è morto, ma si è appena ucciso per mettersi nella bara... E girare nella bara, perché tu hai fatto una roba morti, indecente. Morti! Grande Giove! Ma io i film ce li ho quasi tutti di là, lo sai. Insomma, è vero, sono stati 40, insomma, è stati 35 anni. 35 anni, 21 è il... 35 anni di Ritorno al Futuro, che ovviamente... Si festeggia... Si festeggia il 21 perché è il giorno in cui Marty e Doc vanno nel futuro, nel 2015. Vanno 5 anni fa. Se andavano quest'anno magari ci dicevano che cazzo succedeva e ci mettevamo avanti con i lavori, no? Non ho. Beh, se volete, ho in previsione di Halloween. Posso sempre... Ecco. Niente, tanto c'è il mio gatto che sta impazzendo. Vabbè. No, io l'ho messo fuori perché poverino, gli ho fatto l'aerosol e... Chi è che non fa l'aerosol al gatto? E io devo farglielo tutti i giorni, quindi che poverino, non è che posso. L'avevo messo anche in castigo questa settimana e oggi abbiamo fatto questa divagazione di Ritorno al Futuro, ma torniamo a cioè. Sì. Che poi cosa? Altre cose che c'erano di particolare su cioè. Quali sono i vostri ricordi di cioè? Ditecelo, non abbiate paura, tanto lo sappiamo che almeno una volta l'avete letto. Purtroppo con la mia colonna sonora di Alan Silvestri se ne sono andate via 10 persone. Tu hai ucciso una diretta che stava funzionando divinamente. Ma perché poi c'è una copertina di cioè con sui Beatles, scusami? Domanda. Probabilmente perché stava uscendo qualcosa in ricordo dei Beatles. Però per i fantastici per raccontare un mito che nel terzo millennio sfide comincia la nuova generazione. Cioè uso la parola di John Lennon, perché giustamente nel 1980 muore John Lennon. Ah, ecco. Quindi era un modo anche per ricordarlo. Quindi i nostri amici connessi in questo momento si stanno vergognando. Si stanno cioè. Buon Natale, boss. Sì, perché poi c'erano tutti... Però non mi ricordavo dei... come si chiama? Dei fotoromanzi. Forse perché non li ho mai amati più di tanto, però qua li fanno vedere praticamente in quasi tutte le pagine, quindi... Sì, a me i fotoromanzi piacevano su Grand Hotel. Grand Hotel sì, me lo ricordo. Sai, era quelle letture della nonna o dei barbieri, parrucchieri, così, che c'erano quelli e poi c'erano i giornalini porno. C'erano il Lando, il Tromba, Succhia, Tromba... Li conosciamo tutti. Ah sì, guarda quest'altra bellissima pagina che fa vedere tutti gli adesivi. Sì, perché poi c'erano anche all'interno gli adesivi, non solo sulla copertina. Sì. Esatto, c'era l'insertino con gli adesivi.
Non so. Beh, abbiamo disertato. Preferisci prendere quello solo qualche confezione di popcorn. Ma ce l'hai solo dolci di popcorn? No, anche salati. Allora, salato sì. Allora. Anche gusto pizza. Vuoi il gusto tartufo? Are you fun, il tartufo? Vai, così ci metto l'uovo dentro. Faccio una frittatina. Alla cracco. Va bene, dai. A questo punto, se ne abbiamo voglia, potremmo farne un'altra poi per Halloween. Per Halloween? Che tu è sabato prossimo? Sì, magari lo facciamo magari sempre o venerdì o un altro giorno, giovedì. Magari che conciliamo, okay. Visto che tu sei molto esperto più di me, ma anch'io un po' di film ne ho, consigliamo un po' di film da guardare, chiaramente anni 80, per la notte di Halloween. Sì. E adesso io sto cercando di trovare il tempo di scrivere un articolo per il sito dove voglio mettere 5 film, però un po' trash. Belli. Anni 80. Cioè, anni fa avevo scritto delle robe un po' più serie, un po' più ricercate. Questa volta invece vorrei qualcosa di un pochettino più trascettuso o meno conosciuto almeno. Mi piace. Titoli un po' più dimenticati, diciamo così. Vabbè. Però sì, parlare cioè, a voi va bene? Tipo Domenico, Ciccio Merz, ormai si stanno addormentando. È colpa del tuo pigiama. Lo so. Vabbè, io vi lascio qua, se domani volete andare in edicola a comprare, cioè con i mitici anni 80, cioè, ma soprattutto gli anelli, tutto a 4,90 euro, e David Bowie che vi saluta. Scusami. Bad Taste, grande Bad Taste. Peter Jackson. I primi film di Peter Jackson, come Splatters e gli schizza cervelli. Scusami, però io adesso devo andare perché in TV c'è, scusami, non so se riesci a vedere, ma su Rai 1 c'è tale quale, show. Ah, ok, col mio amico Luca Ward. Che fa tutti i personaggi uguali, con la stessa voce. Con Massimo Smeriglio, cioè, li fa tutti uguali. È simpaticissimo. Che diva. Ha fatto Barry White e poi va sempre uguale. Però vabbè, no, ha fatto Mandalire, mi sembra, no? Sì, è stato bellissimo. Guarda, l'apice della sua carriera. È stato un piacere ricchiacchierare con te e con tutti i ragazzi che si sono connessi. Dai, è stato ormai è così. Ho detto tale quale, adesso stanno andando tutti a vederlo. E beh. Boh, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao. Rock and roll. Ciao.